Salve a tutti e benvenuti alla prima parte della lezione numero 13 del corso QGIS per l'ingegneria idraulica. In questa lezione andremo a vedere come è possibile creare uno shapefile di punti a partire da una tabella in cui sono riportate le coordinate di quest'ultimi e anche l'altezza di precipitazione. Come prima operazione andiamo a trascinare la tabella all'interno di QGIS. Selezioniamo la cartella, selezioniamo la tabella e trasciniamo all'interno di QGIS. Tasto destro, apri tabella degli attributi. Nella prima colonna possiamo osservare la coordinata X, nella seconda invece la coordinata Y. La terza colonna invece riporta le altezze di precipitazione cumulate in un anno di riferimento. Tali altezze sono ottenute estraendo dagli annali idrologici la somma delle altezze di precipitazione di singoli eventi registrati in un anno. Chiudiamo. A questo punto andiamo a cercare la funzione Create Point Layer From Table. Doppio clic. Come layer in ingresso mettiamo dati pluviometrici, campo X la X, campo Y la Y e come Z mettiamo le altezze di precipitazione in millimetri. Infine, come sistema di riferimento impostiamo quello del progetto, Roma Montemario 3003. Non salviamo il file in uscita. A questo punto facciamo esegui. Il file di punti è stato correttamente generato e come possiamo osservare, tali punti ottenuti si sovrappongono perfettamente all'immagine georeferenziata nella lezione precedente. Adesso deselezioniamo e andiamo soltanto ad estrarre un numero di punti sufficientemente vicino al nostro bacino che ci serviranno per determinare la mappa delle isogliette. Per fare questo andiamo a selezionare, seleziona elementi, a questo punto selezioniamo questi elementi, tasto destro su punti da tabella, esporta, salva elementi selezionati come tre punti per andare su sfoglia e scriviamo stazioni pluviometriche e andiamo su salva. Ok, deselezioniamo e come possiamo osservare è stato estratto soltanto la posizione con le relative altezze di precipitazione cumulate dei punti in prossimità del bacino idrografico, che sono appunto quelli selezionati. Anche per questa lezione è tutto. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale per rimanere sempre collegati con nuovi contenuti che andrò a pubblicare in questo canale. Arrivederci e buona serata.